Siamo giunti ormai alle soglie della festa di San Martino, che a Casalecchio quest'anno concluderà questo anno martiniano che abbiamo celebrato in corrispondenza col 17° centenario della nascita del nostro santo patrono. Sono state tante le iniziative che si sono susseguite durante i mesi per conoscere meglio la figura del santo, per conoscere meglio la nostra città, il legame che esiste fra il santo patrono, la chiesa parrocchiale e la città. Questa è una delle ultimissime iniziative, quella che vivremo fra poco, la sfilata dei bimbi con le lanterne, aperta da un figurante a cavallo che rappresenta San Martino. Questa sfilata è di tradizione, soprattutto nei paesi europei e anche nell'Alta Italia, e si ricollega idealmente al percorso che la salma di San Martino fece da Candle, luogo della sua morte, a Tours, perché fu accompagnato in barca verso Tours, accompagnato appunto dalle lanterne, dalle fiaccole. E allora questa piccola rievocazione, che è anche storica, vuole essere anche il segno del legame che esiste fra la città di Casalecchio, partiamo appunto dalla piazza, e la chiesa di San Martino, che oltre che essere la chiesa del patrono è anche la chiesa madre di tutta Casalecchio. Il momento culminante sarà ovviamente domani nella festa di San Martino, il giorno della festa del patrono, con l'Eucaristia delle ore 18 solenne, che sarà presieduta dal nostro arcivescovo, che concluderà appunto questo anno martiniano vissuto dalla comunità religiosa e civile di Casalecchio di Reno.